Eccoci ad una nuova puntata di Leggiamoci Sopra. Anche oggi abbiamo un ospite che si collega con noi e parleremo di un tema che ci piace molto affrontare, che è quello dell'insegnamento, perché abbiamo dall'altra parte un docente, un professore che insegna al Liceo Scientifico Maiorana di Troina. Luigi, buonasera. Buonasera, buonasera a te e a tutti quelli che ci guardano. Abbiamo qui con noi questo amico professore che insegna, come dicevo, latino e italiano al triennio al Liceo Scientifico Maiorana. Adesso appunto ci racconterai un po' qual è la tua esperienza. Noi diamo molta importanza all'insegnamento e a quello che rappresenta. E quindi ci piace anche poter parlare di come viene messo in atto. Tu hai... Okay. Ti ho interrotto, stavi dicendo... No, dimmi, stavi completando il discorso. No, tu hai immaginato, da quando hai immaginato di voler diventare insegnante? È stata una scelta... di vecchia data, oppure insomma è subentrata successivamente ad altre decisioni? Bene, io diciamo che mi sono iscritto in medicina, guarda, quindi potevamo essere colleghi perché si sono iscritti anche molti miei amici, quindi la medicina poi in famiglia, insomma mia madre voleva questo, però io amavo la letteratura, soprattutto l'arte, e quindi dopo un primo anno di medicina ho capito sostanzialmente che la strada che avevo intrapreso non era quella giusta, e quindi ho fatto questo atto di coraggio, perché all'epoca insomma è stato un atto di coraggio nella mia vita, e ho cambiato radicalmente e mi sono iscritto a lettere. E mi ricordo, se posso insomma raccontare questo aneddoto, mi ricordo proprio il primo giorno di lezione a lettere, insomma, i benedettini, che è questa perla dell'università, che è, insomma, umanistica, che abbiamo a Catania, un posto bellissimo. C'era questo docente anziano, professore Compagnino, il quale ci disse che tutti noi avevamo dei sogni in quel momento, magari avremmo voluto fare i giornalisti, avremmo voluto fare altro, ma la maggior parte di noi sarebbe diventato insegnante. E ci ha detto, dice, questo è il lavoro forse più bello del mondo, perché avrete sempre il contatto con dei giovani, con dei ragazzi, sarete per loro delle guide, crescerete insieme, andrete avanti in un percorso, insomma, di vita che non sarà soltanto quello degli studenti, ma sarà anche il vostro. E devo dire che questo che ci ha detto il professore Compagnino all'epoca si è effettivamente, insomma, verificato. Io sono contento di aver fatto questa scelta, e lo sono contento ogni giorno, perché insomma amo il mio lavoro, amo gli studenti, amo dialogare con loro, vedere anche i mutamenti, no, che ci sono nella società attraverso i giovani. Quindi sono assolutamente contento di aver fatto questa scelta. I giovani un po' sono come uno specchio, cioè ti restituiscono... Specchio dei cambiamenti, insomma, della società, poi vivono senza i filtri di noi adulti sostanzialmente, no? Quindi effettivamente ci rendiamo conto meglio, avendo un contatto diretto con loro, come la nostra società cambia, sia in bene che... Certo, loro hanno assolutamente una freschezza diversa, un'immediatezza diversa. Noi abbiamo più filtri, più struttura, e invece da loro appunto tutto viene fuori, probabilmente con l'irruenza tipica di quell'età. Esatto, e poi esatto. Per di più sicuramente ci si deve sempre mettere in gioco per rincorrere un po' quelli che sono i cambiamenti, perché... Non ci sono dubbi, sì, su questo non ci sono dubbi, perché io penso questo, che il nostro ruolo, il mio ruolo in questi anni è molto cambiato, tipo dall'inizio, quando ho iniziato erano gli anni 90, sono già passati più di 25 anni, insomma, e anche nella concezione sociale il ruolo dell'insegnante è cambiato, insomma, oggi c'è un equivoco di fondo, c'è più che un equivoco
un contrasto di visione su questo ruolo, no? Nel senso che siamo diventati un po' dei passacarte, cioè nel senso che c'è una visione da parte del Ministero su cosa deve essere la scuola e noi dobbiamo seguire questo tipo di visione. Voglio dire una parola forte in questo senso, insomma, il ruolo, io credo, almeno io a livello personale, il ruolo dell'insegnante è un ruolo prettamente politico. Ora, chiaramente non sto dicendo partitico, sono due cose totalmente diverse, però insomma, ruolo politico significa di scelta, cioè noi non possiamo insegnare come se fossimo un Ponzio Pilato della cultura, cioè nel senso che quando trasmettiamo, insomma, il sapere dobbiamo avere quell'entusiasmo, dobbiamo credere in quello che diciamo, altrimenti diventiamo noiosi, no? Diciamo, i ragazzi in questa fase della loro vita hanno molto entusiasmo, cioè credono in qualcosa, hanno dei valori. Quindi se l'insegnante si limita soltanto a trasmettere conoscenze tecniche, diciamo, mi riferisco al mio campo, la letteratura per esempio, no? Insomma, in questi ultimi anni sicuramente avrei sentito parlare delle prove INVALSI, no? Prove Sì. INVALSI che possono essere anche uno strumento utile, no? Per dare una valutazione oggettiva che prescinda da quello che è il contesto locale, però queste prove INVALSI stabiliscono delle competenze tecniche, ma la letteratura è altro, la letteratura è passione, la letteratura sono valori, sono, diciamo, idee, sono strumenti per comprendere il mondo di oggi, per comprendere anche come vivono i ragazzi questo mondo. Non lo so, faccio un esempio, se io spiego loro una poesia di Francesco Petrarca, no? Chiare fresche dolci acque, dedicata a Laura. È chiaro che se mi limito esclusivamente all'aspetto formale, all'aspetto tecnico, che pure è importante in un liceo, insomma, i ragazzi devono avere delle competenze. E però è chiaro che insomma, un ragazzo, una ragazza a 16 anni vive un'esperienza simile a quella del poeta, si innamora, no? Ha una lacerazione anche interiore, non sa cosa fare, magari insomma, in quel momento della vita quei versi possono dire molto. Quindi se io ho un atteggiamento neutrale, no, nel momento in cui spiego la poesia, se non mi appassiono, se non cerco di trasmettere, insomma ci provo naturalmente, poi non è semplice, io divento noioso, il mio lavoro diventa un lavoro così burocratico che si conclude con il voto finale. Io credo che sia altro l'insegnamento, no? Fornisce delle chiavi di lettura e oggi ne abbiamo bisogno più che mai, no? Viviamo in una società ipertecnologica, i ragazzi sono sempre col cellulare in mano e quindi magari parlare di filosofia, parlare di poesia, di arte costituisce un momento alternativo a quello che è la loro vita quotidiana, insomma. Assolutamente, è chiaro che nell'insegnare, soprattutto oggi, insomma, dovete per attrarre la loro attenzione fare sempre di più, bisogna avere un appeal insomma, sempre diverso perché non è facile. Oggi come oggi le distrazioni sono tantissime, forse meno male e forse no, questo. Non lo so, lo giudicheranno gli storici dopo, però certo non è facile oggi come oggi insegnare, anche perché quando sicuramente tu dicevi hai iniziato una ventina d'anni fa, probabilmente c'era anche un rapporto diverso, cioè erano probabilmente meno, cioè adesso è più difficile secondo me che possa reggere. È più difficile, però diciamo i ragazzi sono considerati, secondo me, in maniera sbagliata, cioè nel senso i ragazzi di oggi sono ipermotivati, iperstimolati, voglio dire, io insegno in un liceo, quindi questo forse è facile, nel senso che magari sono ragazzi proiettati per studiare all'università, quindi vivono la scuola anche spinti dalla famiglia in questo senso in maniera positiva, quindi io mi riferisco alla mia esperienza, so
di altre situazioni, soprattutto nelle scuole professionali in cui c'è veramente difficoltà, no, a lavorare. Però i ragazzi di oggi, insomma, hanno veramente, ci faticano moltissimo, perché quando ho iniziato io a studiare, dico, a parte l'aneddoto che vi ho raccontato poco fa, avevo la quasi certezza di poter lavorare subito, cioè, Certo. insomma, bastava semplicemente impegnarmi, studiare e poi avrei lavorato, avrei fatto quello per cui in quel momento stavo studiando. Invece per i ragazzi di oggi è molto più complicato, quindi loro sanno Certo. che hanno davanti anni di Anche impegni, parecchie incognite, quindi questo. incognite, certo, insomma, master, devono magari andare all'estero, magari faranno lavori che non sono quelli che vogliono fare. Quindi secondo me questa nostra visione, ora non mi riferisco a te, voglio dire in generale, di una generazione un po' così, qualunquista in un certo qual modo, non corrisponde alla mia esperienza. Io ho oggi, ma ho avuto anche negli anni scorsi, insomma, ragazzi di grande intelligenza, di grande vivacità, di grande volontà, ecco, in un certo qual modo. Faccio l'esempio, io faccio da anni il giornalino scolastico, no? Che così a dirlo giornalino già è diminutivo e anche, diciamo, riduttivo. E quindi li lascio assolutamente liberi, cioè li guido da un punto di vista tecnico, però li lascio liberi di occuparsi delle questioni che più interessano loro. Oppure, insomma, ogni tanto magari invitiamo scrittori E o infatti noi invitiamo ci siamo conosciuti così. Sì, esatto, qualche anno fa, non so se ti ricordi, insomma, i certo, ragazzi erano assolutamente. molto interessati, no, Io a quell'incontro. mi sono stupita perché Sì. come dici tu probabilmente non ce lo aspettiamo, però poi in realtà stupiscono positivamente perché l'interesse ce l'hanno quando vengono stimolati, Assolutamente, che molto assolutamente. spesso forse manca. Mancano un po' gli stimoli, anche come dicevamo prima, in vista delle prospettive future. Cioè, se io so già che non avrò o che sarà molto difficile trovare un'occupazione, avere un lavoro, sono già demotivato in partenza. Però è vero anche che se io non studio, difficilmente potrò raggiungere determinati obiettivi. Quindi poi è un Sì. po' un cane che si morde la coda. Scusami, ti ho interrotto, dicevi No, organizzi oltre al giornalino. hai detto benissimo questo, insomma, cercare di motivarli e anche per fare in modo che in loro si elabori anche una visione critica del mondo. Ecco, questo è secondo me l'obiettivo fondamentale che tutti noi dobbiamo avere, ora anche prescindendo dalla materia che si insegna. Certo, io sono favorito in questo senso, no? Faccio letteratura anche latina, quindi insomma, il pensiero del mondo classico apre una visione, è una chiave di lettura importante, quindi questo è un obiettivo che mi propongo e me lo propongo oggi più che mai. Ecco, tu parlavamo poc'anzi insieme a te, no, dei cambiamenti diciamo, che ci sono stati in questi anni. Ecco, questo è secondo me oggi un obiettivo fondamentale per me. Cioè fare sviluppare, far crescere in loro una visione critica, perché il mondo che ci circonda è troppo complesso, lo è per noi adulti, ce ne rendiamo conto, no? Anche queste fake news, no? Nel senso che cosa sono? Siamo totalmente bombardati di informazioni, per cui è tutto fake news, cioè nel senso che ognuno ha la sua visione del mondo. E questa proposta diventa quasi una proposta ultimativa, cioè tu devi credere a questo, se no hai una visione diversa. Allora, insomma, i ragazzi devono avere quella libertà di capire, di comprendere, e questo lo possono fare non attraverso la mia visione, non è questo, però se io propongo Leopardi, se io propongo Schopenhauer, se io propongo Marx, Nietzsche, cioè voglio dire, sono chiavi di lettura, possibilità interpretative del mondo, serie, importanti, no? Che possono dare loro questa possibilità, di fare delle scelte e di capire la realtà del mondo che li circonda. Quindi studiare non è semplicemente prendere il voto, ecco, quello è Assolutamente, importante. infatti volevo chiederti proprio questo, appunto, se
se tu pensi che sia importante, ma mi hai già risposto, fornire loro una chiave critica appunto per affrontare. Assolutamente. Io credo di sì, non soltanto con lo studio, ma anche con la lettura. Questo, per esempio, Infatti. è una delle cose più difficili. Ecco, noi, tu sei più giovane di me sicuramente. Per me, comunque, la lettura e per la mia generazione era un fatto naturale, cioè non esistendo i social media, non esistendo internet all'epoca, quindi avevamo bisogno di andare oltre il quotidiano. Quindi c'erano i fumetti da ragazzi e poi c'erano i romanzi, quindi era anche per i miei amici, ripeto, era un fatto assolutamente naturale leggere. Io cerco di proporre ai ragazzi delle letture, però voglio dire, anche qua li lascio liberi perché la lettura deve essere qualcosa che siamo, cioè nel senso, quindi faccio per esempio un salotto letterario, ce lo chiamo così, nel senso che propongo loro dei libri e loro insomma sceglieranno, andiamo insieme in biblioteca, almeno l'anno scorso l'abbiamo voluto fare, e poi do loro del tempo, anche un tempo notevole, 2 o 3 mesi, e poi insieme ci prendiamo il tè con i biscottini sostanzialmente e discutiamo dei libri che hanno letto. E quindi c'è un confronto anche su questo. E certamente, insomma, io devo essere sincero, l'80% di loro poi magari non leggerà più, però quel 20% che magari non aveva mai letto un libro vero, un romanzo vero, continuerà a farlo, e questo per me già è un obiettivo importante da realizzare. E infatti volevo proprio chiedertelo appunto se proponi delle letture, l'abbiamo già detto, che tipi di letture, ma le scegliete insieme di conseguenza. Scegliamo insieme, sì, scegliamo insieme perché insomma i classici li facciamo già noi, ecco, quindi li studiamo assieme, quindi cerco di vagliare un po' quello che si scrive anche a livello internazionale per proporre loro qualcosa che possa coinvolgerli, insomma, interessarli. Spesso partiamo anche da un film, sai, no? Molto spesso c'è l'abbinamento tra film e libro, quindi Sì, vedere magari un film interessante ma infatti è può spingere. importante stimolare in qualunque modo, cioè arrivarci, voglio dire, alla fine, a parte che il cinema ha una sua dignità perché a me piace molto, ma anche appunto arrivare al libro tramite il film o viceversa è comunque un approccio interessante. Assolutamente. Poi dicevo prima, io e te ci siamo conosciuti proprio grazie ad un incontro che tu avevi organizzato con uno scrittore che avevi ospitato. Forse ora è un po' un momento buio e quindi non si riesce, Sicuramente. però appunto volevo chiederti, hai organizzato spesso degli incontri di questo tipo? Sì, questo sì, sicuramente sono venuti alcuni autori, scrittori, anche saggisti, in un certo qual modo. Certo, non è semplice Certo, farlo, organizzare. però insomma ci proviamo, ci riusciamo. Poi bisogna anche avere la collaborazione da parte del dirigente scolastico, insomma Certo, sono una serie di di cose componenti. burocratiche, insomma, Però però. devo dire che avere la possibilità di leggere un libro e conoscere l'autore, parlarne con l'autore, certo che è uno stimolo diverso, Assolutamente. cioè, non è più un pezzo di carta, ma è a quel punto lo specchio di una persona vera, cioè c'è lì una persona vera che ti dice quello che ha fatto, quando lo ha scritto, a cosa pensava, cioè ci sono delle vere risposte, dei presupposti reali che rendono il tutto più vivo e quindi chiaramente questo non può che accendere l'interesse, secondo me, nei ragazzi, ma in tutti, Assolutamente. anche noi chiaramente ci sentiamo maggiormente stimolati quando leggiamo il libro di qualcuno a cui poi possiamo telefonare. Certo, con i classici questo non si può fare, Esatto. ovviamente, però diciamo i classici hanno una forza ben diversa, però per chi ha Sono i pilastri, sono diciamo, i della pilastri, poesia. assolutamente. Quindi diciamo, oggi, come vi scontrate con la DAD? Voi siete in DAD o in presenza? Allora, adesso siamo in presenza, non al 100%, io ho 3 classi, diciamo, adesso attualmente ho una prima e una quinta che sono sempre in presenza e poi ci sono quelli del terzo anno che si alternano, c'è cioè una settimana sono in presenza e una settimana in DAD.
Diciamo, la DAD, secondo me, dobbiamo insomma, distinguere due periodi. Ecco, quando è successo l'evento, questa pandemia improvvisa a marzo dell'anno scorso, siamo stati colti di sorpresa. Ecco, quindi nessuno di noi, no? Penso, avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Quindi abbiamo improvvisato fondamentalmente, però qua voglio veramente spezzare una lancia a favore della scuola e degli insegnanti, che secondo me è molto denigrata. Cioè, l'anno scorso, nel periodo di lockdown totale, l'unico contatto col mondo reale i ragazzi l'hanno avuto o andando al supermercato, voglio dire, oppure collegandosi con noi. E quindi questo ha permesso loro di, insomma, alzarsi la mattina, di avere degli impegni, di avere un contatto, ripeto, col mondo cerreale. Però se noi parliamo di DAD come metodologia, perché si parla di questo come metodologia alternativa rispetto alle lezioni, insomma, in presenza, io devo dire che non sono molto convinto di ciò, perché la scuola è relazione umana e quando mi riferisco a questo mi riferisco soprattutto non alla relazione tra me e loro, che pure è fondamentale, ma Ma tra di alla loro. relazione fra di loro, cioè nel senso Certo. che un adolescente ha bisogno di relazioni sociali come l'aria. Non lo so, se tu ricordi quando andavi a scuola e se ti incontri con qualche ex compagno di cosa parli, no? Dell'esperienza che hai vissuto in quegli anni, come erano insomma gli insegnanti, come erano i compagni, le cose che si sono fatte. Quindi, cioè, crescere significa stare assieme agli altri, ai Ma coetanei. ti dirò di più, noi adesso l'estate scorsa abbiamo fatto un gruppo WhatsApp con gli ex compagni di quegli anni e parliamo di quegli anni, cioè tuttora Certo, non è che ci certo. andiamo a raccontare cioè, cosa hai fatto oggi, c'è il sole, dove vivi, a Roma, a Milano, a Londra, cioè noi andiamo Sono a anni parlare di indelebili quegli anni, esatto, e sono sono anni indelebili. indelebili e si continua a parlare di quello se ti trovi in quel contesto. Per cui chiaramente per loro stare a casa è assolutamente difficile, ma diventa estremamente ancora più difficile per voi attirare la loro attenzione, secondo me, stando al di là di uno Questo schermo. è veramente complicato. Questo è veramente complicato perché voglio dire, con un ragazzo bravo non ci sono assolutamente problemi. Però con quello che si distraeva già in classe, tu immagina, no? Certo. Quindi non ho il collegamento, oppure si alzano 30 secondi prima, quindi magari la ragazza non si è truccata la mattina e quindi si nasconde dietro diciamo, lo schermo. Però ce l'abbiamo fatta, io credo Sì, che io insomma, il peggio sia passato. ho avuto l'esperienza con mia figlia della DAD e tuttora anche da poco abbiamo avuto e quindi anch'io ho potuto sentire maestra ti sento a tratti, maestra non ti Infatti. sentivo, non sono, no, non prende il telefono, non prende l'iPad, insomma i disagi sono sicuramente molti. È chiaro che è servito assolutamente a porre un rimedio a qualcosa che altrimenti si sarebbe dovuto fermare, quindi per quello dico siete stati veramente grandiosi in questo, nel senso che davvero l'anno scorso quando c'è stato il momento peggiore si è riusciti a tamponare anche a tempi di record, perché chi se l'aspettava? Cioè non è che qualcuno fosse preparato Assolutamente, o che abbiamo ci... improvvisato, Non abbiamo c'erano state mai improvvisato. delle prove generali di questo, cioè siamo partiti pronti via con una situazione che Sì, era già infatti lì. usavo WhatsApp, diciamo, cioè all'inizio usavo il mio E per WhatsApp. forza, e quindi un po' tutti ci siamo, e devo dire che si è potuto assolutamente tamponare in maniera anche egregia, perché per le condizioni che c'erano anche lì poi distribuire, la nostra scuola ha distribuito anche materiali di supporto a chi non li aveva. Sembra strano, dice, ma tutti hanno un computer in casa? No, non tutti, Non non è tutti così, hanno non un è computer così. in casa e Poi quindi ci sono famiglie numerose, quindi magari sì, c'è un computer appunto, a casa, ma in puoi averne uno, contemporanea. ma hai tre figli e quindi non è Esatto. che la gestione possa essere sempre. Poi dove si collegano? Io non oso immaginare. Perché noi eravamo, vabbè, l'anno scorso in quarta e quest'anno in quinta elementare, ma chi ha dovuto fare la prima elementare io non ci voglio neanche pensare, cioè un bambino che deve imparare a scrivere stando a casa, cioè, ma come si fa? È una cosa, uno sforzo titanico, cioè Difficile, devi imparare assolutamente proprio
È vero che all'asilo adesso qualcosa la fanno, però insomma, devi imparare a scrivere o a leggere e con un insegnante dietro lo schermo, cioè, altro che premio. Guarda, la fortuna è stata che comunque questa cosa è iniziata a marzo, quindi diciamo i ragazzi ci conoscevano, quindi avevano già contezza del modo in cui si lavorava e quindi almeno per me è stato abbastanza semplice, però come dici tu giustamente per i bambini è stato molto più complesso, per le maestre sicuramente. Assolutamente. E invece, tornando al discorso un po' più complesso di prima, quello del formarsi una coscienza critica, secondo te quanto uno studente riesce a formarsi delle proprie idee e a dire la sua, anche se a volte magari la sua è diversa rispetto all'opinione dell'insegnante? Cioè, secondo te ci prova oppure si allinea un po' a quello che gli viene proposto? Ma diciamo che spesso si allinea, cioè viviamo in una società molto conformista, quindi è difficile. C'è uno strumento che uno strumento classico, insomma, tra virgolette, che è il tema di italiano. Le nuove metodologie didattiche tendono quasi ad escludere il tema di italiano, insomma, si preferisce fare analisi del testo, saggi brevi e così via, però io ritengo che insomma, il tema di italiano sia uno strumento che ti permette come insegnante di conoscere il ragazzo e di dargli anche la possibilità di esprimersi liberamente. Allora lì abbiamo delle sorprese a volte, no? Dice il ragazzo che esprime la propria idea, per esempio sul tema della pandemia, è stato molto importante secondo me, concedere loro questa possibilità di dire apertamente cosa pensano di tutto questo, di come noi adulti, no, abbiamo affrontato questo momento. E chiaramente non è come negli anni scorsi, nel senso che, ma questo secondo me non riguarda soltanto i giovani, voglio dire, storicamente viviamo un periodo di conformismo, e non mi riferisco a una questione politica, non è questo, il tema è che noi viviamo in una comfort zone, ecco questo, siamo tutti portati a voler essere confortati in un mondo molto precario, molto, no? Viviamo di paura, non abbiamo più le certezze di un tempo e quindi siamo un po' smarriti, siamo un po' persi e quindi i ragazzi vivono anche questo, cioè vivono quello che gli adulti trasmettono loro e quindi quelli che effettivamente hanno quella forza, diciamo, interiore, no? Quella visione anche da leader in un certo qual modo, ci sono ancora, però non hanno la possibilità anche proprio sul piano pratico di, diciamo, esprimersi. Come si esprimono questi ragazzi? Una volta c'erano, diciamo, i partiti politici, c'erano le assemblee, c'erano i gruppi, c'erano. E poi sono anche oberati da moltissimi impegni, no? Quindi non hanno neanche il tempo, devo dire, cioè, fanno palestra, fanno sport, studiano, insomma tutti sono proiettati ad avere il massimo e quindi la loro individualità è un po' soffocata in questo senso, però io penso che ogni generazione, insomma, ha la sua visione del mondo, certamente oggi sono meno ascoltati da parte nostra, da parte degli adulti, di come accadeva un tempo. Insomma, un tempo i giovani non si limitavano semplicemente a proporre qualcosa, ma vivevano questo qualcosa e trasformavano la società. Noi viviamo in una società un po' bloccata, insomma, dalle generazioni che hanno avuto molto dalla vita e che vogliono continuare ad avere molto, ecco questo. E invece il contesto quanto è determinante? Nel senso, tu insegni appunto al liceo a Troina. Troina è un piccolo paese, come del resto anch'io parlo da un paese medio piccolo, una città abbastanza piccola come Randazzo. E nel senso, gli strumenti non sono tantissimi, tant'è che quando io mi sono trovata a essere invitata a quella appunto a quell'incontro mi ero meravigliata, cioè, perché di norma in questi piccoli centri le possibilità sono di meno,
Quanto è difficile da questo punto di vista? Ma diciamo che ci sono aspetti negativi e tu li hai assolutamente evidenziati, cioè vivere in un piccolo paese di montagna significa non avere il cinema, non avere il teatro, non avere, diciamo, la possibilità di avere anche una visione, diciamo, più ampia. I ragazzi hanno, cioè, una visione abbastanza provinciale, no? Del Un po' mondo, più delle ristretta, cose più ristretta. perché Nello poi stesso appunto tempo, dimmi. noi di cinema, teatro e tutto ne possiamo parlare, ma poi in realtà sul Esatto. campo ci devi pure andare, cioè Assolutamente. Noi li quindi. portiamo, diciamo, li portiamo a teatro a Catania, spesso facciamo l'abbonamento al Teatro Stabile oppure andiamo a Siracusa a vedere le tragedie greche, però sono piccole cose, però diciamo c'è un dato che forse manca un po' nelle città, cioè le famiglie sono molto attente, ecco, le famiglie diciamo seguono i ragazzi passo dopo passo, quindi collaborano con noi insegnanti in questo senso. E poi, insomma, Catania è a un'ora di macchina, quindi comunque i ragazzi vanno spesso a Catania, hanno, diciamo, i fratelli più grandi. Devo dire che il contesto è abbastanza positivo. Certamente, ripeto, viviamo una realtà di paese, quindi come tutti i paesi siamo un po' provinciali, ma anche in questo la scuola ha un compito importante, cioè permettere loro di collegarsi col mondo, di Assolutamente, prescindere dal perché luogo in poi cui sono nati. adesso il punto è un po' che abbiamo tutti quanti lo smartphone, abbiamo tutti quanti Google, abbiamo tutti quanti i social e quindi vediamo delle, cioè, ci passano davanti delle realtà che poi noi effettivamente guardando fuori dalla nostra finestra Non c'è. Esatto. non vediamo, cioè accendi Netflix e vedi le serie TV ambientate a New York. Però L'avvocato di sai, Grillo e moltissimi tutto. vanno all'estero, poi vanno all'estero, cosa che da un lato certamente è negativa perché significa che noi non riusciamo ad offrire alternative, però questa cosa, insomma, li stimola. Cioè, moltissimi miei Assolutamente, ex cioè, alunni quello che dicevo è vivono all'estero. che, insomma, per oggi come oggi è ancora più difficile perché tu vivi magari in una realtà di paese o in una piccola, una città medio piccola e poi ti scontri con una realtà che naturalmente ti può anche in E qualche però questo fa modo. nascere il desiderio, no? Sai, fa nascere il desiderio di andare via, però bisogna avere anche gli strumenti per farlo, quindi le conoscenze, le Esatto. competenze. In questo la scuola è fondamentale, ritengo sia fondamentale, oggi Assolutamente, più che mai, oggi più che assolutamente. Io ti ringrazio molto per questa bella mai. Grazie. chiacchierata che abbiamo fatto. Abbiamo sicuramente, secondo me, toccato degli argomenti che possono interessare un po' tutti, perché quello della scuola, vuoi o non vuoi, è un mondo che riguarda tutti, intanto perché la scuola forma le generazioni che, appunto, insomma, andranno incontro al futuro e poi perché molto probabilmente tutti siamo stati a scuola e magari molti sono i genitori di qualcuno che va a scuola, per cui la realtà della scuola è fondamentale, da molti punti di vista. Per cui ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata e spero che Io magari ringrazio te. ci sia la possibilità e l'occasione in futuro di risentirsi e di parlare di qualche altra cosa, spero non più della DAD, spero che la DAD si possa presto archiviare, dimenticare in qualche modo, cioè come strumento diciamo sostitutivo rispetto alla scuola in Certo. presenza, in questo senso dico. Va bene. Ti Allora io ti ringraziamo ringrazio molto. te, ringrazio i tuoi telespettatori. Mi ha fatto piacere, insomma, parlare un po' di scuola così, anche in maniera molto amichevole, cioè senza entrare nei Sì, nei tecnicismi, insomma, che di tecnicismi, solito certo. sì. Ok. Grazie, noi Grazie ringraziamo Luigi Ruberto per averci dedicato questo tempo e io ringrazio tutti voi per averci seguito, per aver seguito la puntata e vi aspettiamo alle prossime. a te.